Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. I profumi del mese di settembre e una parte di ottobre, eccoli qua. A settembre ha fatto un caldo veramente tanto, quindi abbiamo avuto un inizio di autunno molto caldo e io ho continuato ad usare a settembre le acque profumate. Qui chi è con me da più tempo sa che io ho scoperto questo tulipano bianco insieme al mughetto della Nature's quest'estate, l'ho usato tanto e ho continuato ad usarlo a settembre, un po' meno, ma comunque l'ho cercato. È veramente un'acqua profumata che ti rinfresca e nello stesso tempo ti addolcisce col mughetto, e ha una retro nota di appunto tulipano che secondo me sì, è veritiero perché ha un'unicità, però se conosci la profumazione delicata dei tulipani capisci che si avvicina vagamente, ma comunque qualcosa esce durante la giornata. L'ho spruzzato anche sui capelli, sulla pelle, avendo appunto al suo interno 96% di ingrediente naturale. L'ho messa da parte, ma l'ho estratta per fartela vedere. Mi piace che è in plastica, quindi puoi tranquillamente portarlo in giro perché non pesa tanto la confezione. Veramente Nature's fa delle buonissime acque corpo profumate. Mi piace molto anche il Giardino dei Sensi, un altro marchio italiano che propone vari prodotti per la cura del corpo, così come anche dei profumi. Io l'ho chiamata acqua profumata, ma alla fine qua è un profumo. È una versione nuova che ho trovato al DM, sarebbe anemone delicato. Appena l'ho sentito, io l'ho comprato senza sentirlo in giro, perché appunto non l'avevo visto mai prima del DM online. È un profumo molto delicatino, però una volta spruzzato sul corpo nel periodo caldo sentivo tanto pungente, una nota pungente, legnosa quasi, quindi mi sono allontanata da lui. Questo è successo in agosto. Invece col caldo sì di settembre, ma un po' più docile, l'ho gradito questo profumo, che mi sa più di... anemone a me non dice molto. L'ho comprato appunto per il pack viola e per la novità, e per la fiducia che do a questo marchio, perché in passato ho avuto vari prodotti di Giardino dei Sensi con cui mi sono trovata bene. Anemone a me sa tanto di camomilla, adesso col fresco autunnale, camomilla e margherita, ecco, quindi è una profumazione delicata, nello stesso tempo fiorita. Persiste tanto, quindi magari prima di indossarlo, non so, spruzzarlo nell'ambiente. A me piace anche profumare la cucina post, non so, post fritto o post preparazione di qualche piatto molto forte, così deodora la camera in una maniera delicata, fiorita, sì. Addosso su di me non la sento tanto mia per uscire, quindi quando sono in casa mi profumo di questo anemone. Allora, sempre a settembre, essendo in giro al Tigotà, mi sono incuriosita di Perlier Iris Blu, profumazione che io non credo di averla sentita. Mi è piaciuto un sacco anche qua. È una fioritura molto persistente, molto pungente, talcata. L'ho voluto comprare e devo dire che mi trovo benissimo. Guarda, sono meno della metà già, mi è rimasto. Anche qui è un made in Italy. Mi fa piacere sostenere un produttore italiano. E questo profumo, non profumo, deodorante profumato, lo uso anche lui come acqua profumata, ma anche come deodorante, perché non ha sali di alluminio, non ha parabeni, nemmeno i siliconi, quindi va bene anche sulla pelle, anche se prediligo magari un deodorante più semplice, nel senso non così profumato come questo, perché è veramente profumato e dura anche lui a lungo, quindi l'ho usato come se fosse un profumo vero e proprio, perché lo posso usare tranquillamente anche in ufficio, non dà fastidio agli altri, anzi
quando lo mettevo, nelle giornate che lo mettevo, la mattina subito mi sentivo: wow, che buon profumo, chi cosa ha spruzzato? E quindi è piaciuto molto, devo dire, anche alle persone che ho intorno al lavoro. Davvero consigliato questo deodorante profumato della Perlier Iris Blue. Solo a sentire il nome già mi fa pensare alla fioritura degli iris che io adoro. Mi piace proprio come pianta l'iris. E poi appunto la versione non gas mi aggrada molto, perché non riesco a tollerare i deodoranti nella versione bomboletta, no? Non riesco a tollerare lo spray uscito in quella forma lì. Adesso passiamo magari a dei profumi, più profumi se posso dire. Comunque qua vedi Avon Eve Truth. Lo sto finendo, sarà un 7 ml che mi sono rimasti dei 50 originari. Questo è un regalo di mia madre, quindi c'è un odore buono di dolce, di fruttato, ma nello stesso tempo di mia mamma, perché viene da lei e quindi l'ho spruzzato mentre ero dai miei genitori. E una mela dolce qua io sento tanto anche, è un succo di melograno, quindi è veramente un connubio di qualche fiore, anche quasi un polline, un nettare, ma non percepisco cosa sia. Sento di più la frutta comunque, ed è molto dolce, ma piacevole, un dolce piacevole, quindi indossabile tranquillamente anche con caldo di fine estate. Io ti consiglio provarlo, perché Avon veramente fa dei buoni profumi. Certo, bisogna provarli prima, magari non comprarti subito un 50 ml, perché Avon ha anche delle versioni 10 ml, quindi si può provare tranquillamente. Con le piogge che ci sono stati a settembre, a me è venuta la voglia di erbario toscano e sono andata a prendermi la vaniglia piccante prima di andare al lavoro. Non sarebbe un profumo mattinale, direi, perché è molto persistente e molto importante. Questa vaniglia piccante a me ricorda un Chanel numero 5, ma ha la sua particolarità, dico, è una somiglianza, perché c'è tanto piccante, ma nello stesso tempo un piccante arrotondato, non pungente, un piccante non acuto, ma molto docile, addolcito appunto dal punto di vaniglia. L'ho indossato in mattina spruzzandomi solo uno spruzzo, perché veramente è persistente e quindi bisogna stare attento con lui. Ma appunto, avendo tanta umidità in quelle mattinate di settembre, l'ho usato e anche qua erbario toscano facesse 10 ml come questa versione che ho in mano, io comprerei molti altri profumi, perché veramente erbario toscano per me è un marchio italiano che vale veramente la pena sostenerlo. Ad Esser Bella, la profumeria di Esser Lunga, ci sono varie profumi, ma proprio tutto in 50 ml in su, e quindi forse 30 ml comprerei più facilmente, invece un 50 ml per me è molto più impegnativo. Che dobbiamo fare? Comunque, vaniglia piccante di erbario toscano è uno dei miei favoriti. Una novità del periodo di inizio di autunno è Sur le Land di Yves Rocher. Questo profumo in versione 30 ml, come lo faccio vedere, è molto piccolino, ma è 30 ml. Io l'ho comprato prima che sparissero dalla vendita la versione 30 ml. Anche qua Yves Rocher ha lasciato soltanto la versione 100 ml, che non è facile per niente comprare, non per i soldi che tu investi, ma perché appunto mi piace cambiare, e quindi diventa impegnativo avere un flacone così grosso e usarlo sempre lui spesso. Mi piace questo, come vedi sono andata avanti ad usarlo, è un dolcino fiorito anche qua, ma
c'è qualcosa di affumicato, qualcosa di speziato, anche se nelle note non ho visto indicato. C'è l'erica e dei fiori di campo, sur le land della Bretagne, quindi fiori di campo, ma non è un fiorito dolce, perché veramente se ci pensi nei campi i fiori profumano un po' meno che quelli che ci sono nei giardini. Comunque, sur le land è una profumazione che mi piace molto. E continuo ad usarlo anche in questi giorni che sono più freddi. È un passepartout, secondo me, sia nella versione serale che durante la giornata. Sempre con l'autunno ho voluto tornare dalla mia amata Lolita Lempicka. Qui abbiamo Lolita Land, un profumo fruttato, tanto fruttato, c'è pesca, c'è uva, sento quasi un ananas e kiwi, frutti tropicali insieme ai frutti che abbiamo noi qui, e poi c'è questo sentore di bellini, c'è qualche nota, non dico d'alcol, ma di bollicini, quindi qualcosa di spumeggiante. Ecco, Lolita Land, solo il pack mi fa tanto piacere vederlo. Poi il profumo, che dire, tanto buono anche lui. Anche questo l'ho indossato in ufficio e qualcuno è passato e mi ha detto, qualcuno, la mia collega è passata e mi fa, sa, chi ha aperto la torta al limone? Lei ha sentito torta di limone. Quindi non c'entra niente con Bellini, ma ognuno sente quello che riesce a percepire. Lolita Land favoritissimo per me, l'ho comprato anche questo in versione 40 ml, come vede sotto i 50 sono i formati che io prediligo, però purtroppo non è facile trovarle. Lolita Land veramente ottimo, buono. E chiudo il video con uno degli ultimi acquisti, è un low cost, anche qua, italiano, Tesori d'Oriente, Hammam, molto buono, molto licoroso, molto arancio, sarebbe olio d'argan e fiori d'arancio. Questo olio d'argan io non lo sento, sento tanto arancio, ma sento un licoroso tipo, non lo so, un dolcetto con un goccio di Grand Marnier. Lo sento, quindi è un connubio anche qui così piacevole che mi accompagna durante la giornata. L'ho usato anche lui in ufficio, l'ho spruzzato più che altro sui jeans perché non mi piace sentirlo proprio vicino addosso perché è molto forte e persistente. Questo mi dura tutta la giornata, io lo sento anche il giorno dopo. Mi piace la colorazione della confezione e, che dire, Tesori d'Oriente ha varie profumazioni che mi piacciono e quindi l'ho voluto comprare. Questo io lo conoscevo perché in passato l'ho usato ed è veramente, mi si attacca al cuore e mi porta avanti nella giornata molto molto tranquilla. Mi fa stare bene, quindi nonostante la sua presenza importante mi fa stare bene e non lo trovo per niente impegnativo, e spero che non do fastidio anche a nessuno intorno. Almeno in casa nessuno si è lamentato e questo già è un buon segno. Bene, io qua finisco con i miei profumi dell'inizio e metà ormai autunno. Noi ci sentiamo nel prossimo video, intanto vi mando un caro saluto e fammi sapere se hai provato qualcosa di quello che ti ho fatto vedere qui, ti ho menzionato. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao, un bacione!